Il processo di decarbonizzazione in Italia va a rilento e si allontana sempre di più l'ipotesi che gli obiettivi imposti dall'Unione Europea vengano raggiunti nei tempi prestabiliti. Questo è uno dei punti chiave del report Zero Carbon Policy Agenda 2024 dell'Energy and Strategy School of Management del Politecnico di Milano, che verrà presentato a Milano e che trovate però in anteprima sul Sole 24 Ore del lunedì. Una piccola premessa per ricordare quali sono gli ambiziosi obiettivi europei che fissano un taglio delle emissioni di gas serra, che comunemente sono misurate in megatonnellate di anidride carbonica equivalente, del meno 55% al 2030 rispetto al 1990, per arrivare alla cosiddetta neutralità nel 2050. Bene, in questo contesto l'Italia ha ridotto le emissioni di gas del 36% rispetto al 2005 e del 26% rispetto al 1990, agendo in particolare sull'impatto della produzione di energia e poi anche sulle emissioni dell'industria. Rimane però elevato il peso del settore dei trasporti, che ad oggi vale il 28% delle emissioni, dove a incidere per esempio sono in particolare i trasporti su gomma, che in Italia vengono effettuati da camion vecchi alimentati a diesel, ma anche da quello della produzione di energia, che comunque è uno dei settori ad alto impatto e continua a generare circa un quinto delle emissioni italiane, e infine a quello dei consumi residenziali e commerciali, che assorbono il 16%. Il percorso di decarbonizzazione dell'Italia non va sottovalutato o sminuito per diverse ragioni. La prima è che è stato accompagnato negli anni da una crescita del PIL decisamente più bassa rispetto a quella che, per esempio, è stata registrata da altri paesi europei. La seconda ragione è che l'Italia ha investito nella transizione green, di cui la decarbonizzazione è forse la componente fondamentale. Nel 2023 sono stati investiti appunto 127 miliardi di euro in questa sfida della lotta al cambiamento climatico. Si tratta di circa un quarto dell'intera spesa pubblico-privata del nostro paese. E parte di questi sono ovviamente fondi pubblici, tra cui spiccano i contributi europei come il Next Generation EU, che è andato a finanziare il PNRR, oppure il programma Repower EU. Quindi insomma i fondi sono stati stanziati. Nel primo caso, cioè quello del PNRR, l'Italia è stata il paese che in Europa ha ricevuto più fondi, però ha destinato, diciamo, ai temi green quasi il minimo indispensabile, e lo stesso vale se si va a guardare il Repower EU. Quindi diciamo che sicuramente c'è ancora margine di crescita nel percorso difficile verso la neutralità climatica del nostro continente, al di là degli obiettivi imposti dall'Europa.